Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovo episodio di Una Mappa per Due Coglioni. Ho iniziato prima la registrazione perché approfitto del fatto che Gameral è andato a prendersi lo yogurt, così non mi può rompere i coglioni col suo LOL e cose del genere inizio video. Allora, come potete vedere qua la nostra trebbia, vabbè adesso si è formata perché c'è Gameral lì, comunque. La nostra trebbia ha quasi finito questo campo, qua vi ha messo ad arare, ma l'avete già visto nell'episodio che trovate sul canale di Gamerale. Tra poco Gamerale tornerà da prendersi lo yogurt, non sa che ho già iniziato a registrare, quindi aspettiamoci le peggiori reazioni. Ora andiamo a prendere l'autocaricante. Eccolo. Ciao a tutti ragazzi. Bella lì. Allora, giriamo di qua. Dove l'hai lasciato l'autocaricante? Cazzarola. Gira di qua. Gira di là. Ok, trovato. Oh, piano, attenzione. I trick su due ruote col fan. Ma vai piano che mi stai rovinando il tuo raga. Troppo tardi. Abbiamo messo le zavorre alle ruote perché Gamerale non le utilizzava, io le ho comprate, oh, che cazzo. Come abbiamo già detto, il mais che Gamerale sul rimorchio lo porteremo nel silos dell'azienda, perché aspetteremo poi la grande richiesta per guadagnare un bel po'. Per farci i soldoni. I big money. Allora, ho letto giusto qualche minuto fa che Sucas sta per rilasciare la nuova versione della Land of Italy, la versione 2.0, quindi penso che la aggiorneremo, convertiremo il salvataggio, il save game, come vi ho insegnato in un video del mio canale, andatelo a cercare se volete, trovate, mi pare che è uno dei video di Pro Farming, è uno degli episodi tutorial di Pro Farming. Allora adesso piano. Via. Perché sta scattando? Ok. Perché autosalvataggio. No, no, proprio la mia linea. Colpa di mio fratello. Che nerdone. Sì. Adesso ha iniziato a giocare con Shadow of Mordor. A nerdare più che giocare. Lol. Comunque, come potete vedere, stiamo raccogliendo L'erba. Qua Gamerale ha fatto un piccolo errore nel seminare, ma va bene lo stesso. Anzi, il pilota automatico, come potete vedere, è venuto super era buio, tu dici che era buio. È super squadrato. Piano, non correre troppo, va bene. È super squadrato qua, va bene lo stesso. Era ubriaco. Non avremmo bisogno di fare le capezzane. E certo, ho capito che eri ubriaco, però. Succede. Esatto. Perché fuma bianco sto New Holland? Cioè, cos'è? È già bruciato. Sì, lol. Non è mai bello vedere i trattori fumare bianco. Piano. Sta già scoppiando. Spererei anche di no. Appena comprato. Vabbè, che hai comprato usato, però. Ecco perché c'è il sedile sfondato. Ok. Dove sei? Chissà se c'è gente che fa queste cose. Ma lo so, c'è gente che lo fa in macchina, magari anche sul tra... No, basta. No, ma perché non stai raccogliendo? Sì. Oppure farò il record e sarò la prima persona al mondo. No, basta. Allora. Ieri. No. Rischi di spaccarti la colonna vertebrale. Perché? Se lo prendi male. Per sé, se lo prendi male. Ma dipende. Dipende. Le cabine dei trattori del giorno d'oggi sono grosse, anche se si sta in due persone, ci sta. I trattori sono. Le cabine sono ammortizzate. Con la testa fuori dal finestrino, cosa? Ma a cosa serve se sei su 939, tutta la comodità di questo mondo. Certo, non ho su New Holland del genere che mi va. No, beh, ma io sono salito sul T8 390, porca puttana. Ci sta
c'è posto e avanza. Ci ho capito, ma non posso andare a 10 allora a questo punto. Tanto girando di qua. Tanto ragazzi, adesso io inizio a dirvelo adesso, ma molto probabilmente sentirete poi più avanti. Penso che tipo sarò con la scuola 3 giorni in Trentino. Intorno nel mio paese. Non lo so, intorno a marzo, perché andrò con la scuola in gita, eccetera. Marzo, aprile, non lo so quando la vogliono fissare sta cavolo di gita. Comunque 3 giorni in Trentino. E non lo so, mi hanno detto solo che vogliono portarci a vedere degli impianti di ortofrutticoli. Allora che dove abito io. E poi qualche cooperativa, consorzio, eccetera. E qualcosa di culturale da vedere. E poi tanto lo allora. Sanno tutti che la gente beve la sera. Sono cose che ogni studente conosce. E che fa più che altro. No, diciamo conosce. Poi, cioè, e poi siamo poi... su YouTube, siamo su YouTube, ricordi? E quindi tanto quindi... te ti chiudono il canale mica a me. Esatto. Ragazzi, ricordatemi che devo creare il canale di Gamerale. Guarda, se vuoi la password te la do, a me non interessa. Me la dai? No. E agro succede, capisci? Oxipami. Oxipami. Dissipami. Dissipami tutto. E cosa? Cosa? Citare slogan Cooler Master così a caso? No, non si fa. Che cazzo c'è? Intanto sto andando in giro tondo da un'ora. A quanto sei di percentuale? 39. Madonna. Devo trovarmi un campo un po' normale. Vai vicino al PGA, cioè è proprio il campo lì davanti. Il campo a 90, cosa hai detto? Il campo lì davanti al PGA. Ah ok, ho capito, il campo a 90. Sì, sempre a 90. No, ecco. Anche 69, no, basta. A Cariola è... Esatto. Migliore. Basta, mi sono rotto, vado a fare il campo grande. Tanto qua poi l'erba ricresce. No! Dove vai? Ho beccato il palo. Voilà, via. Via, via. Togliamo anche il 4x4. Magari andiamo più veloci. No, andiamo più veloci senza. Cioè con. A che percentuale sei? Più del 7. Rimorchio. Solo 7. Scaricato. Ah, lol. Scusa. Scusa. Non volevo. Ciao bel bambino. Intanto il trattore al momento bevi Red Bull e parte. Ma che minchia fai? Allora, attesa che forse adesso devi spostare il New Holland perché è in mezzo alla minchia. Dove sono i campi? Ah, laggiù. Beh, che ti scorto io. Mi scorti tu? Mi scortichi. Sì. Sì. Tutti felici e contenti. Qua. Bene. Guarda, ecco, qua c'è una ballata finita. Non è che mi posso. Vabbè che magari se vado a vendere il biogas. Pagano bene il fieno. No, aspetta, questo non è fieno, ma forse lo chiama foraggio, no? Il gioco. Allora, vediamo. Foraggio 147 biogas. Buono. Però come ci arrivo io là dietro?
Da qui, da dove sono passato io. Cioè? C'è la stradina. Dove? Se non sbaglio. No, no, non c'è la stradina. Aspetta. Cazzo, l'ho visto. Sarebbe figo. Del biogas. Che sto facendo? Oh, ok. Qua è tutto collision. No, ma puoi tagliare. Se si può tagliare io taglio, solo che ho paura che ci... Ah no, non ci sono i collision. No, perfetto. Non c'è il collision. Ok. Allora adesso A, B X, B, V. E via tutta. Quanto vai? 20 all'ora. Provo a togliere 4x4. Cioè in realtà 18.4. Non è 24. Ancora non ho finito sta trepia. Ah. È tutta un'altra cosa passare di qua, cazzo. Non ti devi praticamente mai girare. Eh beh, direi. Eh beh. Tanto andiamo sotto di nuovo a scaricare, così almeno poi cambiamo il campo. Sai cosa sarebbe figo? Comprare la... quella per tagliare l'erba della Crown. Ah, quella che fa già le file. Esatto, madonna. E vedrai che stanotte nerd un pochino. E vediamo che domani nel prossimo episodio la possiamo comprare. Buono. Non sarebbe male. Quanto costa, aspetta? 359.000. Serio? 256.000. Ma perché mi dicono 300 io? 300 se non sbaglio la Crown, la trincia. No, 270 forse. O 300 qualcosa, non mi ricordo. Intanto qua ha finito come un pago. Bene, mettila in un altro campo. Metta il campo qua davanti. Giriamo di qua. Ok, messa qua. Questo qua lo portiamo di lì. Abbiamo qualche ritrattore libero, però, o sono tutti al lavoro? Il same. Ok, gli attacco il coso da diserbo. Qua prima che lo riempio, sai quanto ci vuole? Quanto sei? 65. Sono arrivato che ero al 50 praticamente. E quante mandate hai fatto? Sto finendo il primo giro attorno a tutto il pezzo di erba gigantesco. Madonna. Sono con l'ape. L'apetto paua. Cosa fai? Vieni a trovarmi? Ah no, passi di là. Aspetta un attimo, prima abbiamo detto che la paglia ce l'avevamo pagata a 77.
cazzo di clacson è? Allora, paglia 77, invece abbiamo detto il foraggio 147, buono. Che giri hai fatto prima? Quale? Ah, da là. Sì, sto facendo tutto il contorno adesso. Ho fatto un giro intero neanche 30%. No, vabbè, un po' più del 30%. Per quello che ti dicevo, avessimo la cosa qua, sai che che bella roba. Allora, con te 100? No, 2,45 se non sbaglio, 2,65. No, dico che ci danno il foraggio. C'è, oltre al fatto che forse la Deus è ferma, comunque non ci sono su io sulla Deus. Ah no, niente, mi è sembrato di averla vista ferma. Mi pare che ci danno 147, se non ho visto male. Vediamo. Oh, di nuovo ogni quintale, no? Quindi, cioè, no, io penso che cos'è, tiene 400.000 questo, quindi sono 400. No, tiene 41.000 litri. Ok, 41.000 per 41.000 diventa per 410 quintali per 147 fa 60.000. Più o meno. Così tanto? Conta che te lo pagano più del doppio di quello che ci hanno pagato la paglia. Sì, ma la paglia abbiamo guadagnato 2.000 euro. Allora ci sarà qualcosa che sbagliamo. Qualche calcolo sbagliato. Qua c'è un pezzo di arato a cazzo. Va bene. Il trattore che si è bloccato. Ok, c'è la Trebbia che sta andando per i fatti suoi. Vabbè, quanto sei agro? 97%, e sono quasi alla fine del video. Quindi scarichi e chiudi il video. Esatto. Io adesso sto litigando con la Trebbia, voglio vedere se va a destra o a sinistra. A starda va a sinistra. No, comunque tiene 43.000 il carro, eh. Perché c'è scritto 41? No, 43 c'è scritto. Cioè, io c'ho 43 qua, poi. Allora, stop, su, chiudi. E qua, stop, via. Verso l'infinito e oltre. Tra l'altro, in teoria, Ago adesso rilascia anche il suo 9-3-3. A parte che il carro. Però non è more, se non sbaglio. Comunque, guarda che il carro, quello lì che abbiamo comprato, non è neanche more realistic. Lo so, il crosetto, sì. No, non il crosetto, quello che tu hai attaccato. Ma come? L'hai comprato? Ma io non l'ho comprato, l'hai comprato te, però. Ma cazzo, è vero? Vabbè. Perché non hai comprato quello more realistic? Perché non mi sono ricordato. Vabbè, fa niente. Poi sistemeremo pure quello. Sarà meglio.
Allora, andiamo di qua. Ok, tu trebbia per i cazzi tuoi che io faccio i miei cazzi. Andiamo a scaricare il foraggio, vediamo quanto ci danno, speriamo un bel po'. Ma abbiamo comprato qualcosa che i soldi sono di nuovo scesi a 23.000? No, riempito, abbiamo... riempito qualcosa, no. Erroratrice, con ma cibo. Se abbiamo in automatico la Vabbè, trebbia giusto. e la rata. Vai, scarica, vediamo. Un pochino di più va, eh. Non tantissimo. Eccolo lì. Beh, dai, siamo a 32.000. E niente, allora io qua chiudo. Andiamo a fare un attimo un ultimo sopralluogo. Qua hai messo a tagliare. Bene. Qua perché c'è una fila in più. Vabbè. Quindi, come abbiamo detto, non abbiamo avuto profitto dal mais per adesso perché lo scarichiamo in farm. Infatti adesso andiamo a vedere le statistiche per vedere quanto ne abbiamo dentro. Mais 40.230. Quindi perfetto. Galline penso qua hanno fatto che... uova. Non lo so, controllo. Vediamo. Sì. Qua è un casino entrare con la... ecco. No? Ah beh, giusto, perché non ti serve entrare dalla porta, ok? Prendi. Come diavolo dovrei fare a prendere quello? Ah, ok. Sono arrivate te, no? Perché a me l'icona non l'ha fatta. Manca a me. Vabbè, finanze, vediamo. No, statistiche. Carico di uova 21. Ok. No, uova 49, come segna. Ma 21. No, aspetta, però uova, non carico di uova. Quindi vuol dire che ce ne sono ancora. Ma sono solo qua dentro, non nel pollaio che si prendono, o sbaglio? In teoria sì. Boh, va bene. No, 37 adesso. Non è che le fanno anche in giro, sto zozzo. Boh. 43. Ma, boh. Vedremo un po'. Vai, a capire. Tu dov'è che ti sei fermato col secondo giro? Ho fatto un giro e mezzo praticamente con il fend. Devi andare... No, no, taglia a sinistra. Vai dall'altra parte. Niente, io allora chiudo perché siamo già quasi a 25 minuti. Comunque ho finito tipo... qua, ho finito. Ok, mo vado. E niente ragazzi, quindi saluta prima tu. No, fai tu e tu vedi tu il video. Bene, lol. Quindi da Gromoderni è tutto. Come al solito vi ricordo che il prossimo episodio lo trovate sul canale di Gamerale. Saluta. Ciao a tutti ragazzi. Da Gromoderni è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Bella.